caro saluto, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Voce e Parola, il notiziario settimanale della Diocesi di Vicenza, curato dall'Ufficio Comunicazioni Sociali, dalla Voce dei Berici e da Radio Horeb. Don Giuliano Brugnotto è ufficialmente il nuovo Vescovo di Vicenza. Domenica scorsa l'ordinazione in cattedrale e il suo ingresso in diocesi. La prima settimana di lavoro è stata intensa, celebrazioni, visite, incontri, per conoscere ovviamente la nostra diocesi. Fitta agenda per la prima settimana del Vescovo Giuliano a Vicenza per conoscere da vicino volti, iniziative e luoghi della Chiesa a lui affidata, a rivelarci quanto siano già presenti nella sua persona quella gioia, pazienza e concretezza che il Cardinale Parolin, segretario di Stato di Papa Francesco, ma anche vicentino legato alla sua Chiesa, aveva tenuto a sottolineare ricordando ciò che un buon Vescovo deve esprimere con la sua vita per manifestare il volto di Dio e la via di Cristo. E tra gli incontri della settimana c'era grande attesa di conoscere il nuovo Vescovo di persona anche al Centro Onisto, oggi sede degli Uffici Diocesani, e alla Voce dei Berici, settimanale della Diocesi, dove il direttore Paoletto ha raccolto alcune considerazioni su queste prime giornate a Vicenza. Ha avuto una grandissima accoglienza nella celebrazione di domenica, con un'ampia partecipazione sia della Chiesa di Treviso ma anche della Chiesa di Vicenza. E poi sto in questi giorni visitando alcune realtà che mi manifestano molta vicinanza, molta condivisione, e questo mi fa molto piacere. Il Vescovo Giuliano ha tenuto particolarmente all'incontro con i frati della Basilica di Monteberico, dove ha celebrato la Santa Messa per la prima volta. Era una celebrazione ordinaria, lunedì mattina alle ore 7, però si sente lì il clima di tante persone che ricorrono alla Madonna per portare le loro condizioni di vita, le loro necessità. Molto bello, sì. E al Vescovo Giuliano è stato poi chiesto quali siano le sue priorità. La prima priorità è quella che sto vivendo anche in questi giorni, è quella di conoscere. Ho incontrato lunedì sia il sindaco con alcuni assessori e il prefetto, il questore, e devo dire che sono stati incontri molto interessanti per avere qualche informazione più particolare sulla situazione sociale di questo territorio. Oggi in modo particolare sto incontrando la curia diocesana nelle sue varie espressioni, molteplici, peraltro visto in diversi ambienti, e una ricchezza di persone. Persone che in questi giorni il Vescovo Giuliano continuerà ad incontrare per seguire Cristo, come ricordato durante la sua ordinazione, su quella via mistica intesa come relazione personale comunitaria, ma anche politica nel senso più nobile del termine, a richiamare la relazione appassionata di Gesù che entra nella storia, attraversa la città e i mondi della vita, con una forza trasformativa. Cambiamo argomento, ci occupiamo ora dei più fragili perché sono aperte le iscrizioni a quelli dell'ultimo. L'iniziativa rivolta ai giovani dai 18 ai 35 anni, organizzata da Caritas Vicentina e dalla Pastorale Giovanile, che dà la possibilità di trascorrere l'ultimo dell'anno in modo diverso. Feste e divertimento si uniscono alla condivisione e al servizio. Vediamo. Ultimo dell'anno tra feste e divertimento, ma anche condivisione e servizio? È possibile, grazie a quelli dell'ultimo, un gruppo di giovani di Vicenza che propone la 16ª edizione di un appuntamento per chi vuole vivere un ultimo dell'anno fatto di incontri davvero speciali. Il 31 dicembre 2022 torna finalmente quelli dell'ultimo. Quelli dell'ultimo è un evento organizzato da Diocesi di Vicenza e Caritas Vicenza Diaconia con Pastorale Giovanile di Vicenza, ed è un modo alternativo per i giovani dai 18 ai 35 anni di vivere un'esperienza diversa di ultimo dell'anno. Chi si iscriverà potrà scegliere una realtà con cui festeggiare, a cui esprimere vicinanza, tra pensionati, case di riposo, case famiglia e varie realtà impegnate nel sociale e nella promozione umana. L'appuntamento è per il 31 dicembre alle 14 alla parrocchia di San Giuseppe. Cosa si andrà a fare concretamente? I vari gruppetti di ragazzi e ragazze che si iscriveranno andranno in queste realtà che sono state da noi già contattate e andranno a vivere, ad incontrare queste persone. Si andrà anche a cenare con loro, a preparare la cena con loro, a cantare, a ballare, a giocare a tombola e cose simili. Ecco, è un'esperienza molto bella che ritorna dopo 2 anni purtroppo difficili di pandemia, e quest'anno cercheremo di ritornare un po' come i vecchi tempi, vero? Ma come funzionerà l'iscrizione? L'iscrizione funzionerà che basterà cliccare direttamente su
www.quellidell'ultimo.it. Troverete tutte le informazioni a voi dedicate e in caso per i più giovani ci sono i social, quindi seguiteci anche su Instagram e Facebook. E la parola ora passa al direttore della Voce dei Iberici, Lauro Paoletto, con il suo editoriale della settimana. L'avvicinarsi del Natale ci ricorda, se possibile, ancora di più il valore della pace e rende per molti versi ancora più drammatiche le immagini che arrivano dai territori dell'Ucraina, dove si sta vivendo da mesi un conflitto che mette a dura prova quelle popolazioni. La Voce dei Iberici di questa settimana dedica un ampio spazio all'intervista al vescovo ausiliare di Kiev, che racconta come le comunità cristiane di quei territori vivano queste settimane prenatalizie e testimonia la fatica anche di vivere il perdono nei confronti di chi sta attaccando le donne, i bambini, gli uomini e portando violenza e dolore in quelle comunità. Questo nella Voce dei Iberici di questa settimana, che è disponibile nelle nostre chiese o su abbonamento. Nella settimanale inoltre potete trovare allegato come omaggio natalizio quello che è un CD del coro delle Fontanelle di San Bonifacio, che propone dei canti della stella. È il nostro modo per augurare buon Natale a tutti i nostri lettori e a tutte le nostre lettrici. Inoltre col giornale poi un ampio servizio a quello che è stato l'ordinazione e l'ingresso del vescovo Giuliano, con ampi stralci dell'omelia del cardinale Parolin e dell'intervento conclusivo del vescovo Giuliano. Ci potete leggere oltre che sulla versione cartacea anche sul nostro sito, sulla versione digitale o sui nostri social. Buona lettura. Grazie al direttore Paoletto. Vediamo adesso i principali appuntamenti della Chiesa Vicentina di questa settimana. Venerdì 30 dicembre si tiene il primo appuntamento diocesano dei ministranti. L'appuntamento è alle 10 in cattedrale, celebra il vescovo Giuliano. E a proposito del vescovo Giuliano, ecco alcuni dei suoi impegni prima di Natale. Lunedì 19 dicembre celebra nel Tempio di San Lorenzo alle 19 con la presenza degli imprenditori cattolici e dei rappresentanti delle categorie economiche. Mercoledì 21 dicembre alle 9.30 invece celebra la messa all'interno della casa circondariale di Vicenza e incontra i detenuti. Sabato 24, vigilia di Natale alle 22.30, l'appuntamento consueto è con la messa in cattedrale. Adesso è il momento del commento al Vangelo di domenica 18 dicembre a cura di Don Gino Prandina, parroco di Santa Maria Assunta di Casale. Benvenuti a questo momento di ascolto e di meditazione sul Vangelo della domenica. Siamo al quarto appuntamento nel nostro cammino verso il Natale. L'immagine che vi presento in forma didascalica al Vangelo di questa domenica è l'opera di un altro autore pressoché sconosciuto. Si chiama Antonio Ciseri, è un pittore fiorentino che realizzò questo bell'olio su tela che si intitola Il sogno di San Giuseppe. Ciseri nacque in Canton Ticino, ma fin da ragazzo si trasferì con la famiglia a Firenze e lì riscosse ben presto importanti successi e traguardi e, ad esempio, ecco, fu alla scuola di Silvestro Lega e di Ernesto Bonaiuti e fu docente all'Accademia di Firenze. Allora, ho scelto questa immagine perché è vero, leggiamola insieme, ci presenta questo giovane San Giuseppe. Ci sono molte figure di Giuseppe, dei sogni di Giuseppe, ma spesso viene raffigurato come un anziano. Qui invece mi pare sia un giovane con una barba lunga come è di moda per molti giovani anche oggi, accasciato sul tavolo di lavoro. Vediamo, è vestito con una tunica verde con riflessi azzurrati e con il suo classico mantello di ebreo
rossastro con quelle rigature. Alle sue spalle invece una figura eterea di un angelo che reca sulla mano sinistra un giglio. Allora mi piacerebbe chiamare quest'opera l'Annunciazione a Giuseppe. Si parla spesso, si commenta spesso l'Annunciazione a Maria. E più difficilmente invece riusciamo a cogliere questo tema della Annunciazione a Giuseppe. L'Annunciazione a Giuseppe avviene in sogno, forse evocando la figura di un altro Giuseppe dell'Antico Testamento, ma Giuseppe è l'uomo che per vie misteriose arriva a comprendere e a fare la volontà di Dio. Allora mi pare che Giuseppe ci sia maestro nella ricerca della fede, nel desiderio. E un teologo scriveva: il valore dell'uomo non sta nella verità che qualcuno possiede o crede di possedere, ma nella sincera fatica compiuta nel raggiungerla. Perché le forze che sole aumentano la perfettibilità umana non sono accresciute dal possesso, ma dalla ricerca della verità. E raccontava questo bel aneddoto. Se Dio si presentasse a me un giorno e mi dicesse: guarda, mia mano destra, la mia mano sinistra, nella mano destra ho la verità tutta intera, nella mano sinistra invece ho la ricerca della verità, scegli. L'autore dice: io sceglierei con umiltà e direi: Signore, dammi questo desiderio sempre vivo della verità, perché la verità assoluta è soltanto tua. In questo senso mi pare di recuperare la figura di Giuseppe, l'uomo del dubbio. Giuseppe era fidanzato di Maria, aveva celebrato il suo primo anno di fidanzamento ed era pronto per il matrimonio, ma viene a conoscenza che Maria è incinta. Probabilmente Maria non ne ha parlato. Perché questo silenzio di Maria? E Giuseppe è un uomo giusto ed è dibattuto fra il suo desiderio di essere giusto di fronte alla legge ebraica, ma è profondamente innamorato di Maria. Istintivamente e virilmente pensa di lasciarla, forse segretamente, di non denunciarla, ma egli si ferma e riflette, si prende tempo. Ed ecco, comprendiamo Giuseppe nel suo disorientamento. Da un lato la giustizia, dall'altra l'amore. Ecco, Giuseppe si differenzia dalla mentalità maschile che culturalmente è impulsiva e pronta a condannare. È l'uomo che accetta il dubbio, accetta di convivere con le domande, anche con il disorientamento che esse provocano. Allora vi auguro davvero, ci auguriamo davvero di riscoprire attraverso il dubbio la profondità dell'amore di Dio che ci chiede di diventare più umani, come Egli è profondamente il Dio che ama la nostra umanità fino a diventare Egli stesso uomo. Buona domenica. Grazie per averci seguito, ci vediamo il prossimo fine settimana. A presto.